diamo ufficialmente inizio a questa seconda edizione di Artscape 2018. Questo benvenuto viene dato principalmente da me e da Anna Rita Bocconini. Questo Artscape è stato voluto fortemente da tutte e due, anche se siamo due persone che collaborano a distanza. E siamo comunque sempre molto felici di collaborare. Allora, benvenuto da parte mia. E da parte di Anna Rita Boccolini. Voi vedete che sul nostro palco abbiamo altri due personaggi. Abbiamo il nostro direttore artistico Angelo Bacci e poi pian pianino ve li presento meglio, e la nostra Francesca Boncompagni. Ecco, prima, ci state? Ce la fate? Ecco, bene? Perfetto. Allora, prima di passare al concreto di questa mostra, credo che sia giusto fare i complimenti per questa location, ma soprattutto i complimenti alla direzione di questa location. Molti di voi già conoscono questo spazio, sono già venuti, questo Palazzo Zenobio, più conosciuto come Collegio Armeno, è un palazzo barocco il progetto è stato fatto tra il 1600 e il 1700. Noi ci troviamo nella Sala degli Specchi, non sono qui a farvi una lezione di architettura, non è questo il luogo e il momento, ma sono qua per dirvi che è uno dei palazzi più belli di Venezia e anche ha delle caratteristiche particolari, proprio la sua lunghezza e le varie aperture che sono nella facciata principale che dà sul canale lo contraddistinguono proprio come palazzo più lungo. Dunque, detto questo, io vorrei, prima di presentare meglio i nostri strettissimi collaboratori, vorrei, è un fuori programma che sto facendo e Anna Rita non lo sa. Però ci tengo, oltretutto Anna Rita, a lei non piace molto parlare e invece io chiacchiero abbastanza. Ci compensiamo, ma in realtà questa compensazione avviene anche durante il nostro rapporto professionale. Quindi io tengo molto a dire che siamo due persone completamente diverse, con percorsi diversi, che abbiamo deciso in questi ultimi anni di collaborare assieme per alcuni eventi, e Palazzo Zenobio è proprio uno di questi eventi. Non sempre è facile collaborare insieme, chiunque di voi sicuramente avrà provato nella propria vita cosa vuol dire confrontarsi con un'altra persona, e questo è un ambiente, quello dell'arte, particolarmente difficile. Io però e Anna Rita abbiamo comunque un unico obiettivo, quello di rendere un servizio al massimo agli artisti, perché gli artisti sono i veri protagonisti del mondo dell'arte. Ci sono curatori, ci sono critici, ci sono mercanti d'arte, collezionisti, ma se non ci fossero gli artisti non esisterebbe nessuno. Quindi io e Anna Rita, nonostante le nostre divergenze, riusciamo sempre a trovare un punto di incontro, perché ci accomuna proprio la voglia di dare il meglio a tutti voi. Questo io era il mio piccolo fuori programma che volevo dedicare ad Anna Rita, che è una donna speciale, con un brutto carattere ogni tanto, ma comunque è una donna che ha dei valori incredibili, e onestà, lealtà, amicizia, queste sono le cose, i veri valori grandi. Basta così, andiamo avanti. Allora, vi ho detto, tu vuoi dire qualcosa? No, niente. Allora io incomincerei a presentarvi i nostri personaggi che sono vicino a me. Ovviamente il nostro direttore è anche cavaliere e dice la precedenza a Francesca Boncompagni. Francesca Boncompagni, ecco lei che ha scritto tutti i testi critici del nostro catalogo su ciascuno di voi.
Di conseguenza, lei vi conosce assolutamente nel modo, artisticamente naturalmente, nel modo più profondo. E quando insieme al nostro direttore farà il giro di tutta la mostra, sicuramente avrà piacere di conoscere gli artisti di cui ha scritto e conoscerli personalmente. È una scrittrice, è una critica d'arte, ha partecipato a tantissimi eventi e noi, per noi è un fiore all'occhiello. Vorrei che tu, se lo desideri, dicessi due parole. Prego. Buongiorno a tutti e benvenuti a questa importantissima manifestazione. Ringrazio i padroni di casa, il dottor Angelo Bacci, Anna Rita Boccolini e la signora Loredana Trestin per l'accoglienza, per il calore a questa manifestazione. Sono molto onorata e molto felice di essere qui, soprattutto di prendere parte ad una manifestazione che ha come titolo Art Escape. L'arte nella sua espressività, nella sua grandezza è una fuga che ci permette di evadere dalla banalità, dal quotidiano, da quello che è scontato. Quindi l'arte in un certo qual modo, in tutte le sue manifestazioni, dalla pittura alla scultura, alla letteratura, deve confortarci e soprattutto deve darci questa straordinaria opportunità di evadere in un mondo che è diverso da quello in cui viviamo. Vorrei ricordare anche un aspetto molto importante in questa giornata che soprattutto racchiude anche un po' il senso della cultura e del patrimonio che abbiamo in Italia. È un evento che coincide anche con le giornate del patrimonio, quindi siamo ancora più onorati di omaggiare gli artisti, soprattutto anche per dare questo impulso e questa significatività a quello che è l'eccellenza. Quindi l'arte come evasione, ma l'arte come evasione, come evasione piacevole per confortare la nostra anima, ma soprattutto per conoscere il vivo e soprattutto la grandezza di ciascun artista. Ringrazio tutti e buona giornata e soprattutto buona visione a questa straordinaria mostra. Grazie Francesca. Adesso è il momento della persona che in un evento, anche se questo evento è nato con Anna Rita e con me, ma la direzione artistica, proprio perché noi volevamo essere sicuri della buona riuscita, l'abbiamo data assolutamente in sintonia ad Angelo Bacci, al dottor Angelo Bacci. Ma lo vorrei, Francesca, se permetti averlo qui vicino a me un attimo, grazie. Ecco, io introdurrei la figura di Angelo con una frase che lui stesso ha scritto. Ogni esposizione mette in evidenza delle caratteristiche diverse, originali e modalità espressive elevate. Questo è un pensiero di Angelo. Ma chi è Angelo Bacci? Io vado a leggere, non perché non me lo ricordo, ma perché lui è molto pignolo e esige che sia, come posso dire, nominato in un certo modo. Dottor Angelo Bacci, operaio laureato in architettura, dipendente per oltre 40 anni della Biennale di Venezia, appassionato cultore dell'arte, biografo, scrittore e poeta. Ecco, quindi questo è in sintesi Angelo Bacci. Io vorrei che voi faceste un applauso. Prima di dare la parola ad Angelo, vorrei qui sul palco anche la sua assistente, che è Barbara Tagliapietra. Quindi Barbara, ti pregherei di venire qui sul palco. Grazie. Mettiti brava, perché lei è un vulcano, lei stai brava. Facciamo parlare Angelo e sarà Angelo poi che farà parlare te. Adesso Angelo. Allora, buongiorno. Intanto vi ringrazio tutti. È bellissimo essere qui, ormai sono abituato perché le due curatrici mi hanno preso come un grande collaboratore. Io evidentemente spero di non essere pesante, anzi sono molto sintetico, perché in qualche modo poi dobbiamo fare questo giro per la mostra, perché è giusto, visto che oggi è la festa dell'arte e degli artisti,
perché sono loro i veri protagonisti. Noi in qualche modo abbiamo il compito di esaminare, di valutare, di vedere. Io poi preciso una cosa, io mi sono definito appassionato cultore dell'arte e non critico, perché ho una visione diversa dell'arte come critico. Potrei definirmi lo stesso critico, ma questo non mi soddisfava. Allora ho trovato questa affermazione, appassionato cultore dell'arte, visto che mi occupo in qualche modo da quasi 70 anni d'arte, sono stato fortunato perché la vita mi ha dato la fortuna di conoscere un grande artista che era un mio cugino, che era Edmondo Baci, e io a 2 anni sono sorprendentemente entrato nel suo studio e ho visto nascere la prima opera, ed è stato un colpo pazzesco. E io considero che il più grande dono l'arte che ci dà è la vita. Per me il disegno, l'immagine che l'arte mi dà è ogni volta un'emozione come quella che mi dà la vita, che è un dono preziosissimo. E comunque io vi ringrazio ancora, e do evidentemente, perché c'è poi, dopo questo evento, ho avuto l'idea strana, per fare una sorpresa alle mie due amiche, di fare un altro evento che ho titolato Lo scambio tra le arti, perché ci sarà un insieme di discipline artistiche che spero ottenga il successo che meriterà. Poi alla fine vedremo se è stato un errore quello di avere questa idea o se è stata una fortuna. Io so, perché appunto sono una persona fortunata, che andrà sicuramente bene, e spero che voi che siete tutti presenti e siete parte dei protagonisti viviate con divertimento e con allegria questi momenti che passeremo insieme. Grazie mille e buona permanenza. Ecco, Angelo Baci, come vi avevo annunciato, ha una sua assistente che in questo caso era addetta alle public relations, e Barbara Tagliapietra, che è una donna vulcanica, tanto è vero che nel momento in cui io e Anna Rita abbiamo chiesto ad Angelo di essere il nostro direttore artistico, lui ci ha segnalato immediatamente Barbara Tagliapietra, perché è una donna che si prodiga e fa il suo lavoro con grande passione. Questo proprio infatti è stato il modo per cui Angelo ti avesse scelta. Ora io cedo la parola a Barbara, sarai concisa, perché come ha già annunciato Angelo Baci, avranno poi loro il microfono nella seconda parte del nostro incontro. Quindi adesso Barbara vi darà anche lei il suo benvenuto. Sarà concisa, grazie, buongiorno a tutti. Intanto sicuramente ringrazio Anna Rita Boccolini, Loredana Trestini e Angelo Baci per aver accolto questa seconda parte di spettacolo Lo scambio tra le arti. È un modo nuovo, secondo me, di presentare l'arte per avvicinare le persone alla cultura, a tutte le forme d'arte dell'essere umano, che pratica l'essere umano. Tutto qua, le sorprese saranno dopo. Vi ringrazio. Allora, una breve precisazione. Noi amiamo contaminare l'arte, e quando adesso io parlo di arte, parlo di quella che noi, nella quale noi lavoriamo. A noi piace, ma lo faccio anche nei miei eventi, di inserire altre discipline. Di solito, quando si parla di una mostra di arte contemporanea, si inserisce, come noi abbiamo fatto a febbraio in Art Walk, si inseriscono degli inserti musicali di musica classica, e quello che abbiamo già fatto, che è stato già promosso sempre sotto la direzione di Angelo. Quindi abbiamo avuto qui delle concertiste che sono anche della Fenice, che cantano qui alla Fenice e suonano alla Fenice.
e hanno avuto un successo stratosferico. Ma abbiamo detto, cambiamo, spacchiamo, vediamo come il pubblico accoglierà questa cosa un po' diversa. Ed ecco che poi avrete queste sorprese. Ora io direi grazie Barbara, grazie Francesca. Se tu rimani, volevo... Sì, prego. Allora, io credo che sia doveroso da parte mia ringraziare molto e chiedere un applauso alle due curatrici, perché in qualche modo questo evento è merito soprattutto loro. Io sono solo di contorno. Va bene, vi ringrazio molto. Adesso passo ai ringraziamenti di tutte le persone che hanno collaborato per la buona riuscita di questo evento, che sono dietro le quinte, ma senza il loro aiuto noi non saremmo qui. E prima di tutto un ringraziamento doveroso alla direzione di Palazzo Zenobio, che ci ha sostenuto, e tutti coloro che operano all'interno di questa struttura, come al solito, come ormai avviene per me da circa 15 anni, ci hanno aiutato per la buona riuscita. Quindi questo è il primo ringraziamento. E poi il ringraziamento a coloro che collaborano strettamente con noi. Io in questo momento mi riferisco alle dottoresse che insieme a noi hanno selezionato, vi hanno chiamato, che ci hanno aiutato. E quindi comincerei proprio a chiamare le nostre, io le chiamo le nostre ragazze, ma in realtà sono tutte dottoresse. Maria Cristina Bianchi, vorrei qui con noi. Alla fine, tutte insieme. Federica Federici, eccola. Giulia Lanza, che non è presente, sta lavorando a Genova per conto nostro e non ha potuto essere presente. Nicole Menconi, anche lei non è presente. Elena Piano è qui con noi. Elena Piano, non la vedo, scappata, eccola, benissimo. E Sonia Vitello, eccola qui. Vitiello, scusate che ho sbagliato il cognome, pure la chiamo tutti i giorni, ma io la chiamo Sonia, non la chiamo mai per cognome. Ecco, loro sono queste dottoresse che lavorano veramente con grande, grande amore e passione. Ma vi dirò di più, hanno anche molta pazienza perché sopportano me e Annarita. Quindi un applauso. Ecco, vorrei continuare a fare i ringraziamenti a una persona che non è qui con noi, ma che voi avrete modo di apprezzare quando riceverete il catalogo. È il grafico di questo evento e lui merita veramente un grosso applauso, e lo vedrete nel catalogo. Emilio Trentanni. Perfetto, e ora volevo presentarvi un'altra persona. Quando noi avremo finito questa introduzione, ed è quasi finita, state tranquilli, ci sarà il percorso di tutta la mostra, e quindi tutti voi sarete liberi di vedere la mostra, e Angelo Bacci insieme a Francesca Boncompagni faranno tutto il giro. Quindi pregherei gli artisti di farsi trovare nelle loro appostazioni, in modo che loro, quando passano, abbiamo un po' i tempi contati, possano direttamente parlare con l'artista. Al termine di questo percorso, prima della consegna dei cataloghi, ci sarà una performance. Laura Tarabocchia dipingerà della seta con dei colori sull'acqua, e vi garantisco che merita di essere vista. Ve la volevo presentare. Laura, vieni un attimo. Perfetto, lei è Laura Tarabocchia, viene da Genova e in questi ultimi anni viene invitata ai più grossi eventi proprio per dimostrare come si possono creare delle piccole opere d'arte uniche, perché non sono irripetibili, e in un modo molto particolare. Vuoi dire qualcosa?
Penso che sia meglio che vedano direttamente le dimostrazioni, senza spiegare. Ecco, siccome sono molti, ti pregherei magari di dividere le dimostrazioni in due volte, o tre volte, vedrai tu, però in 20 minuti, non di più. Perfetto, in modo che abbiate tutti la possibilità di vedere quello che accade. Grazie Laura. E ora cosa dice Narita? Diamo il via alla mostra. Apriamo le porte, per cortesia. No, 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 mamma mia, grave dimenticanza. Ma come ho fatto? Ma come ho fatto a dimenticare dei nostre nuove, nuove e vecchie collaborazioni? Mauro, vieni qua. Giampaolo sul podio. Francesca, Eva, venite qua. Sono veramente imperdonabile, però me lo dovete concedere. Sono un pochino emozionata, sono anche un pochino stanca, perché noi è da martedì mattina che lavoriamo ininterrottamente dalle 7 della mattina alle 7 di sera, però la sera a cena fuori ci andiamo, ma il lavoro è veramente grosso. Allora, nuove e vecchie collaborazioni. Il mondo dell'arte è molto vario, molti ritengono che di avere la propria nicchia. Io e Anna Rita, anche in questo caso, la pensiamo diversamente. Cerchiamo di allargare sempre la nostra rete di conoscenze e di aumentare le nostre collaborazioni, perché c'è sempre uno scambio culturale. In questo modo abbiamo qui con noi Francesca Bellola, che è una curatrice d'arte, vice direttore di una rivista d'arte, e in questo caso oggi vi presenterà la mostra che ha curato e che si trova nel giardino, nello spazio, in uno degli spazi che è attiguo al padiglione della Biennale di Architettura della Scozia. Quindi poi dopo Angelo insieme a Francesca faranno anche il giro di sotto naturalmente, e Francesca accoglierà insieme ai suoi artisti i nostri anfitrioni. Abbiamo Arte Space di Milano, ecco la nostra Eva, nuova collaborazione. Abbiamo Giampaolo Coronas di Arte Coronas, e con lui abbiamo in mente delle collaborazioni ex novo. Io non so se posso dire location prestigiosissime. E poi Mauro Dell'Aira. Beh, Mauro è un vicino di casa per me. Abitiamo tutte e due a Genova, Mauro ha una sue due gallerie come me, e nell'arte noi ci scambiamo, ci aiutiamo, perché ci piace collaborare, e quindi questi nostri amici vi accoglieranno nei loro spazi oggi per dare anche a voi, anche loro, a tutti voi, il proprio benvenuto. Grazie. Grazie a voi. Allora, dimentico qualcuno? Ho fatto tutto? Apriamo? Va bene, nessuno mi sgrida più. Allora, signori, Artescape, seconda edizione 2018, è aperta al pubblico. Grazie.